Schiaretti prima, Coppolaro poi, e in 6 minuti al Teramo sfugge di mano un match che invece aveva tenuto in pugno per larghi tratti. Che non fosse la partita più agevole, quella d'esordio con la Virtus Entella lo si sapeva, che il diavolo la interpretasse come poi l'ha interpretata, molto meno pronosticabile. Perché Federico Guidi, che preferisce Bernardotto a Berligea dal primo minuto, propone un 11 spigliato, il centravanti si fa anticipare da Paroni al nono, mentre Tozzo dalla parte opposta deve subito dire di no alla staffilata di Di Cosmo. Sembra l'inizio di un forcing ligure, e invece sono i biancorossi a prendere il pallino della contesa. Viero conclude centralmente al minuto 14, Paroni, gara su per la sua, al 24esimo deve abbassare la saracinesca su Mungo servito da un ottimo Aziosmanovic. L'Entella non trova le misure in mezzo al campo, il diavolo sembra anche più fresco fisicamente, le corsie esterne vanno e Malotti in chiusura di tempo prova il sinistro debole. La pressione non cala, Aziosmanovic con un tiro radente sfiora il palo dei biancazzurri e tutto sembra apparecchiato per il vantaggio meritato. Se solo Cascone di Nocera inferiore vedesse il mani netto in area Virtus Entella di Cicconi. Rigore solare netto negato al diavolo che va all'intervallo sul pareggio a reti bianche e con la sensazione di dover essere avanti nel punteggio. La ripresa sembra sulla farsa riga del primo tempo. Rillo al 46esimo crossa, Bernardotto non ci arriva e Malotti da posizione impossibile è comunque chiuso in corner da un difensore ligure. La risposta di casa al 49esimo, un errore in impostazione di Mungo spiana la strada alla ripartenza di casa. Rillo prova a chiudere su uno Schenetti che scappa via a tutti, ma col sinistro chiude troppo il compasso e grazie a Tozzo. Sospiro di sollievo per il diavolo, ma la gara sta per cambiare perché in 6 minuti la partita gira in maniera repentina. Al minuto 57 Chiere Mateng rimane a terra ed è costretto ad uscire tra le lacrime proprio nel momento in cui Schenetti, atterrato da Mungo, sta mettendo il pallone nella posizione esatta per battere la punizione dal limite. Il destro è meraviglioso, supera barriera e Tozzo e porta in vantaggio l'Entella. Rete per il numero 10 che condanna sin troppo un Teramo volenteroso ma che non riuscirà mai a concretizzare quanto e tanto di buono fa a Chiavari. Il sussulto l'11 di Guidi ce l'ha all'ora di gioco con Mungo stoppato da Paroni in fase di sparo dopo aver controllato un pallone col contagiri ancora di Rillo. Altri 3 minuti e arriva la rete che chiude i giochi. Tozzo rinvia male un pallone e regala un corner che Cicconi batte bene e su cui il diavolo marca malissimo lasciando Coppolaro solo libero di sparare alle spalle del numero 1 biancorosso. Il gol del 2-0 definitivo. Il Teramo sbanda e Tozzo deve riscattarsi sulla staffilata di Barlocco. Guidi inserisce Cucurullo e Fiorani per Malotti e Viero, ma è ancora Mungo nel suo personalissimo match con Paroni a chiamare in causa il portiere con un diagonale preciso e velenoso, parata sensazionale di Paroni che dice ancora di no ad un Teramo che aveva già inserito Berligea, autore di una conclusione pericolosa all'86esimo, pallone violento, ma al lato. Ultimo sussulto al 90esimo, quando Cucurullo e Bernardotto arrivano insieme sull'ennesimo traversone da sinistra e quasi si ostacolano, non riuscendo nemmeno ad accorciare le distanze per una sconfitta troppo pesante per quello che si è visto in campo. Virtus Entella col Pescara a quota 3 punti in classifica, per il Teramo invece 8 giorni per preparare l'esordio interno contro il Siena.